de minute, nu mai puteai. Pentru că nu știu ce i s-a întâmplat, decembolita aceea îi trebuia un farmac ca să îi oprească totul. Și a ajuns chiar un... a ajuns prin mine, mulțumită mie, la spital. Că altfel el spunea, nu, păi ce glume să merg în spital, nu, nu. E stato così. E poi mi ha straringraziato. Bisogna essere attenti perché tanti per fare i soldi, cosa fanno? Non se ne frega. Tante per fare i soldi, cosa fanno? Lavorano l'unghia con sotto la micosi. Ma meglio non la lavori con l'unghia lì, meglio non fai la manicure, meglio la consigli la cliente. Non è che l'estetista va a abbellire ciò che hai di brutto sotto. No, l'estetista va anche a curare. Sì, Lori, ma scherzi. Io adoro questo lavoro. Cioè, se fosse stato per me, cosa è successo? Ti stavo raccontando. Ti parlo in italiano che mi è più facile, che in rumeno sai come mi sforzo a parlare, che non mi vengono le parole facilmente. Allora che succede? Vado al centro estetico come tutte le giornate e abbiamo ricevuto la notizia che il titolare era venuto a mancare. Pensa che il titolare stava aspettando che io finissi la scuola, che davo gli esami. Mancava quanto? 2 settimane? E mi doveva fare il contratto indeterminato. È venuto a mancare in un incidente stradale, tra l'altro. Allora, dopo un anno, perché ha preso in gestione la figlia l'attività, e dopo un anno ha preso la mia collega, perché eravamo in tre, e quella che era da più tempo ha preso in gestione il centro estetico, l'ha preso completamente. E mi ha offerto un altro tipo di contratto, allora io lì ci ho ripensato. Poi ho anche, perché sai, alcuni non sono corretti quando si parla di contratti. Cioè, va bene in Italia, va bene che i giovani bisogna sì, poi a poco tempo siamo entrati anche nella pandemia. Poi è vero che i giovani devono lavorare, perché sono la prima che adoro il lavoro, sono nata in una famiglia di grandi lavoratori, quindi non è bello, come dire, essere giovani e stare a casa, è la cosa più brutta in assoluto, però dico, non bisogna essere sfruttati, quindi questo no, cioè sei giovane, ho scritto anche a Salvini, sì, ho contattato Salvini, cioè io avevo... Mamma, che 17 anni? In quel periodo lì? No. Ho raccontato tutto quanto, gli ho inviato un'email che ovviamente non mi ha mai risposto. Salvini? Davvero, li ho contattati? Sì, certo, ho scritto, ma mi sento... Allora, magari ce l'ho. Lettera 2019, ragazzi. 2019, 9 maggio 2019. Lettera per lo sfruttamento dei giovani lavoratori. Sì. A 19 anni. Mi sono svegliata la mattina perché mi ero arrabbiata che questa mia collega mi aveva proposto questo contratto che a me proprio... Non mi stava bene, cioè cosa? Io prendo il doppio da un altro titolare stracarino e tu mi vuoi dimezzare con un contratto orribile, dicendomi anche tu devi fare i massaggi perché sei strabrava, cioè pensate che io ero la più brava della classe nel fare i massaggi corporei, anticellulite, drenanti, eccetera. Quindi pensate che fatica, io già ho la pressione bassa a fare i massaggi, ma io il contratto che all'altra glielo lasciava indeterminato. Doveva fare la manicure e la pedicure. Allora ho detto no, perché io prima prendevo 10 euro all'ora e lei mi ha detto no, 4,60 euro all'ora. Pensate un po', questo non è sfruttamento. Allora, e mi sveglio una mattina dopo che ho rifiutato il contratto e gli scrivo, davvero ragazzi, guardate, lettera inviata e mail,
inviato a Matteo Salvini. Egregio onorevole, avevo visto così su internet come si scriveva. Sono Andrea Vladut, una giovane estetista di 19 anni e da tanto tempo volevo scriverle perché la ritengo la persona maggiormente appropriata per ascoltare il mio pensiero. Non mi ha risposto, quindi no. Ho intrapreso un rapporto di lavoro presso un centro estetico appena compiuta l'età maggiore. Nello stesso periodo frequentavo la scuola e di pomeriggio mi dedicavo al mio lavoro con un contratto a chiamata retribuito quasi 10 euro all'ora. Una volta finita la scuola ho continuato come sempre questo rapporto lavorativo, lavorando venerdì e sabato per 5 ore giornaliere. Essendo all'inizio del mio contratto lavorativo, ho considerato che fosse una buona opportunità per me finché la gestione del centro estetico è stata cambiata e la nuova titolare, ex collega di lavoro, ha deciso di cambiare il mio contratto, facendolo diventare un contratto di apprendistato di 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Mi ha messo subito in chiaro che la mia paga sarebbe di 466 euro mensili, 4,60 euro all'ora per 100 ore mensili. Ora le faccio a lei una domanda. Secondo lei è giusto che le aziende si permettano di sfruttare i giovani lavoratori con questo genere di contratto? Sono la prima ad essere stata educata dalla mia famiglia che nella vita bisogna lavorare, che i soldi non cadono dal cielo e che quando si va a dormire bisogna avere la coscienza pulita, sapendo di non aver tolto niente a nessuno e di non avergli fatto un torto. Ma purtroppo non ho potuto accettare di essere sfruttata in questo modo, lavorando ogni giorno su persone, facendogli trattamenti e massaggi di un'ora, richiedono anche molta fatica per 4,60 euro. Grazie a Dio, la mia famiglia mi ha consigliato di lasciar perdere questa proposta e nella vita mi hanno ricordato, sì, bisogna lavorare, ma non bisogna permettere a nessuno di disprezzarci e di sfruttarci. Sinceramente questo episodio mi ha un po' demoralizzata, sono qui a scriverle con le lacrime agli occhi perché ho una forte passione per la mia... Aspettate che mi hanno inviato la richiesta. Per la mia passione, ma non ritengo giusto che una giovane estetista gli sia proposto uno stipendio così misero. Lei può fare qualcosa per migliorare questa situazione? Non parlo solo per me e per le mie colleghe, ma anche per i giovani che pur di lavorare e di non essere un peso per la famiglia, si accontentano di qualsiasi somma di denaro che gli propongono. Prima di essere umani, giovani e meno giovani, in secondo caso siamo lavoratori.